il nostro ospite che è in collegamento. Oh, ci sei? Buongiorno, buongiorno a tutti. Un ragazzo giovane, e quindi io ho simpatia per i giovani perché ci mettono il cuore e la faccia. Vincenzo Sofo è candidato alle elezioni al Parlamento europeo, che è un impegno credo pazzesco. Intanto dici quanti anni hai? 37 anni. Sono stato eletto la prima volta nel 2019. Quindi fermo. Sei un uscente, è stato eletto a 32 anni, con quanti voti? 32.000. Cioè tu hai avuto 1.000 voti per anno. Fermati. Tu hai avuto 32.000 persone che hanno scritto sulla scheda Vincenzo Sofo? Esattamente. E questa cosa come ha impattato sul tuo ego? No, per fortuna sono circondato da persone che mi ricordano tutti i giorni di stare con i piedi per terra, e quindi insomma non particolarmente, anche perché guarda, mi riallaccio su a quelle vicende che accadono spesso in politica. Chi fa politica a ruoli istituzionali deve sempre ricordarsi che sono ruoli temporanei. Bravo. Quindi a volte purtroppo accadono cose, diciamo, spiacevoli. Anche perché chi assume questi ruoli, che comportano, insomma, dobbiamo assumere la cosa anche, diciamo, stipendi, no? Quindi un livello anche di vita agiata, però se non ti ricordi che questa cosa è temporanea e quindi magari adegui anche il tuo standard di vita a quei livelli, e poi quando ti trovi a rischio di rinuncia di questi standard, magari rischi di fare cavolate. Vi ricordo che settimana scorsa abbiamo avuto Capitano Ultimo, candidato nella lista di Cateno, e quindi stiamo esplorando ogni puntata un candidato, e il candidato che abbiamo scelto per Fratelli d'Italia è proprio Vincenzo Sofo, di 37 anni, che chiede il rinnovo della sua mandato, il secondo mandato. Mi dici la cosa più importante che hai fatto nel primo mandato? Ma guarda, ce ne sono, diciamo, diverse, te ne dico tre, di tre tipologie diverse. Ci speravo. La prima riguarda il territorio che ho rappresentato. Io sono stato eletto nel sud Italia al giro scorso, mentre adesso mi presento nel nord Italia, ed è stato riuscire a inserire all'interno della rete di trasporti europea, di questo progetto che costituirà l'architrave della rete infrastrutturale di trasporti dell'Europa per garantire la coesione territoriale di tutti i territori, la dorsale ionica. La dorsale ionica, con la sua statale 106 che collega da Taranto a Reggio Calabria, non era presente, e questa cosa qui che costituisce e contribuisce a una arretratezza economica e sociale enorme, oltre che essere famosa come la statale della morte per tutte le vittime che causa questa strada, ma non sviluppare questa infrastruttura, quindi la dorsale ionica, significa non sviluppare la dorsale ionica dell'Italia, che è quella. Perfetto. Che sta facendo. E la seconda? La seconda è quella dell'inserimento dell'utero in affitto all'interno della lista dei crimini europei legati alla tratta degli esseri umani. Ti voto. E la terza la terza invece sono stato la persona che per conto di Fratelli d'Italia è stata indicata a Fratelli d'Italia dai conservatori europei per fare da relatore di opposizione, quindi negoziatore di opposizione del nuovo patto sui migranti. Bene, allora senti un attimo, mi sembra di capire che il ragazzo che viene dal sud adesso è al nord, si è dato molto da fare, e insomma io spero veramente che tu possa avere un grande successo, perché comunque al di là, diciamo, delle appartenenze politiche che sono soggetto di divisione, mi sembra che la capacità di portare, diciamo, l'esperienza sommata alla giovane età, secondo me sono due fattori molto importanti, perché insomma tu sei un quadro dirigente su cui credo il tuo partito investa molto. Senti, dimmi quali sono i punti su cui adesso sei in Lombardia, sei in Liguria. In Liguria è un po' un problema in questo momento. Ci sono andato ieri nel momento proprio migliore. Coraggio, sei un giovane coraggioso, però hai anche il Piemonte, quindi stai girando tantissimo. La campagna elettorale, te lo dico Alessandra, per esperienza è la campagna più faticosa che esista al mondo, vero
Sì, sono quattro regioni. Oggi, infatti, in questo momento sono proprio in Piemonte, sono in provincia di Torino. Sono quattro regioni, è immensa. Siamo l'unico grande paese europeo ad avere questo sistema elettorale, quindi con macro regioni, diciamo, di circoscrizione che hanno più o meno 15 milioni di abitanti, un sistema di voto di preferenza personale. Cosa che secondo me, tra l'altro, ve lo dice uno che appunto ha solo fatto elezioni a preferenza, però dovrà essere rivista, perché questo incide poi anche in quella che è la capacità del nostro paese di rappresentare e di fare l'interesse del proprio paese nel consesso europeo. Io lo vedo conoscendo molto bene poi anche la politica francese, ma anche vedere come si muovono i tedeschi, mentre noi poi ci ritroviamo a doverci anche confrontare e scontrare tra circoscrizioni di appartenenza. Noi invece, chi ha le liste nazionali, invece fa un vero e proprio lavoro di lobbying per la propria nazione. Vincenzo, tu quanti eventi fai al giorno? Dipende dalle giornate, però alterno eventi pubblici, tendenzialmente almeno uno al giorno, dipende se sia in settimana, quindi lavorativo, ovviamente durante il giorno la gente lavora, o il fine settimana ad incontri privati, ma tendenzialmente esco di casa alle 8 di mattina e rientro alle 2 di mattina. Senti, raccontami un episodio di un incontro che ti ha particolarmente colpito, una cosa che magari leggera, che ci faccia sorridere, cioè in tutte queste migliaia di persone che incontri tutti i giorni, raccontami un episodio. La cosa che mi sta colpendo e che mi è capitata ieri e l'altro ieri, in realtà, è che mi sto ritrovando, infatti sto avendo un po' di confusione perché ho cambiato, sono andato dall'altra parte d'Italia e 2 giorni che mi ritrovo in iniziative pubbliche, dove ritrovo nelle iniziative pubbliche in Liguria, in Lombardia, molte persone che sono quelle che mi hanno sostenuto e mi hanno fatto la campagna elettorale, che avevo trovato nella mia campagna elettorale in Calabria, nel sud Italia, nel 2019. Questi sono incontri molto piacevoli, totalmente inaspettati, e hai un eterno ritorno. Io ho fatto una cena a Genova con uno chef, tra l'altro calabrese, abbastanza importante, che si chiama Enzo Barbieri, bravissimo. E coincidenza è stato, diciamo, io mi sono ritrovato all'inizio della mia campagna elettorale nel sud Italia a fare un pranzo proprio cucinato dallo stesso chef ai tempi ero sulla Sila. Senti, ma mi incuriosisce sta cosa molto, però tu sai che a San Luca non riescono ad andare a votare perché nessuno si candida? Tu sei calabrese. Guarda, questa roba sono calabrese, sono esattamente di quella zona. Io sono di originario della Locride, ho casa a Bovalino, che è esattamente a tipo 5-10 km da San Luca, quindi conosco bene. Senti, mi fai una promessa, visto che anche se non ti candidi più da quelle parti, gli dai un'occhiata a questa vicenda di San Luca, perché sai, io ho un... Ma io la conosco veramente bene, questo anche perché conosco anche persone, la mia famiglia è originaria di quell'area, che è una delle aree più disastrate d'Italia. E questo è che tocchi è un problema molto in realtà serio, perché oltre ovviamente ai problemi, criminalità eccetera, ma spesso viene anche utilizzata come scusa dalla politica per non occuparsi di uno sviluppo territoriale, e quel mancato sviluppo alimenta la criminalità. Senti, devo confessare. Riguarda gli scioglimenti, le infiltrazioni degli scioglimenti con tutti i commissariamenti dei comuni, che ormai praticamente in molti comuni in quella zona sono convinti che neanche serva più andare a votare, perché tanto esatto, c'è cioè una perdita totale della fiducia dello Stato, che è confermata dal fatto che nessuno si vuole candidare. Invece io ho un fratello regista molto importante, premiato più volte a Venezia, di cui sono molto orgoglioso, che ha fatto proprio un film su San Luca, che ha avuto anche molto successo in passato, e che mi ha comunicato poco fa che intende candidarsi a San Luca. È una buona notizia, perché non bisogna cedere, Vincenzo. Senti, un'ultima cosa, intanto è piacevole parlare con te, e nonostante che sei in corsa per questa battaglia durissima, mi sembri molto, molto lucido, io spero che sia così anche alla fine. Senti, dimmi quali sono, facciamo un po' di propaganda, dimmi quali sono i 2 o 3 motivi per i quali i lombardi, i piemontesi e i liguri dovrebbero votarti. Ma guardate, intanto invito tutti ad andare a verificare, a controllare quella che è l'attività dei miei anni passati, no? Quindi
e giudicarmi intanto per quello che ho fatto, io non amo fare promesse, perché amo insomma che la gente veda il mio percorso. Io mi batto e mi batterò sempre per l'identità dei territori, per la valorizzazione dei territori e per la valorizzazione di quelli che sono i territori più dimenticati. Per quello nel 2019, nonostante io sia nato e cresciuto a Milano, anche se di famiglia calabrese, ho deciso di candidarmi al sud. E la mia battaglia è quella, per esempio, per le aree interne, per garantire gli ospedali pubblici nelle aree interne, lo sviluppo infrastrutturale, per demetropolizzare, cioè noi dobbiamo cambiare un modello che ora è basato su poche grandi città metropoli ai quali vengono dati tutti i servizi, lavoro, opportunità, e invece cercare di spalmare queste opportunità su tutti i territori, perché soltanto così noi possiamo darci veramente uno sviluppo armonioso del nostro paese, che corrisponda anche alle esigenze climatiche, alle esigenze sociali, insomma, del futuro dei nostri figli. E un'altra cosa molto importante di cui mi sono occupato: si parla tanto di ambiente, l'ambiente, l'ecologia non è il monopattino elettrico, è la tutela dei nostri territori dal dissesto idrogeologico, erosione costiera, e dalla bonifica di tutte le discariche abusive di rifiuti tossici. Guarda, ne parlerò adesso più tardi delle bonifiche, ad esempio nella regione Lombardia c'è qualcosa che sta su cui dobbiamo indagare un po', che proprio a Brescia. Poi parleremo del Radom e parleremo anche della Ital Sacci. E, insomma, un po' di cose, quindi sei proprio perfettamente in linea. Ma che ti volevo dire? Intanto io dico che sicuramente chiunque vota Fratelli d'Italia non può non tenere conto di questo ragazzo. Insomma, poi nel tuo partito l'offerta politica in alcuni casi è un po' stantia, e in alcuni casi, lo dico io, non lo dici tu, ha persino qualche nome imbarazzante che si è trasferito da una lista all'altra, che francamente avrebbe fatto bene forse a cedere il passo e occuparsi delle sue cliniche. Al netto di questo, tu sei un ragazzo giovane, stai in un partito che sta crescendo o che cerca di entrare pesantemente, pesare molto in Europa, e chi vota per Fratelli d'Italia, secondo me, in queste regioni deve tenere molto conto della tua proposta. E io sai che sono radicale pannelliano e quindi non voto, ma ci farò un pensiero, perché il tuo entusiasmo mi ha sicuramente colpito. Abbiamo avuto qua Capitano Ultimo, abbiamo avuto Vincenzo Sofu, la prossima puntata avremo un candidato di Italia Viva, la prossima uno di Partito Democratico, ma con Vincenzo Sofu ci abbiamo lasciato un pezzettino di cuore, vero? Certo, infatti Crespi non vota, ma voterò io. Ti sei beccato un voto. Vincenzo, sei contento? Alla grande. Ciao Vincenzo, in bocca al lupo. Ci sentiamo alla fine, ti chiamerò se ce l'hai fatto oppure no. Sono sicuro che sarai tra quelli che ci rappresenterà in Parlamento. Sono fiducioso. Ciao Vincenzo.